Quali mancano? Rimane... Ah, qualcuno di TNT e quello di Bedrock. Fai fuori i golem di TNT che stanno bombardando il nostro campo. Marco, cosa sta facendo? Cosa fa? Sta parlando, sembra che stia interagendo con lui. Marco? Tanti auguri, Marco, ma quanto ti sei fatto grande. Ma aspetta, Luca, sprigati con quei biscotti. Che sono, sta aspettando? Sono pronti. Oh, Marco, ma quanti anni hai fatto? Mi sembra una vita che sei venuto a vivere con noi. Guarda, tieni ti un po'. Ti ricordi quando era soltanto una piccola pepita di ferro? Oh. Ma che è sta storia? Il campanello, ancora ci interrompono. Ma chi è? Ah, magari sono io. Hai invitato qualcuno? Ma non lo so, magari Marco ha invitato qualcuno. Io sicuramente no, perché ovviamente i biscotti li voglio soltanto per Marco. Me. Ma magari sì, magari sei amici golem, qualcosa del genere. Salve. Chi è? Oddio. È un uomo un po' anormale, la testa è un sacco piccola. Salve. Cos'è che vuole? Dai, Espi, poverino. Oh. Cos'è vuole? Stanno arrivando i golem giganti. Non siamo riusciti a controllarli, scappate. Cosa? Ma stai scherzando? Ma... no... E invece sì, a quanto pare! Dai, c'erano amici di Marco! Non ha troppo la faccia dell'amico di Marco! Oh, infatti, Espi... No! Te lo confermo, io ne ho sentito parlare sul giornale. Qui vicino c'è un laboratorio. Hanno fatto degli esperimenti strani anche coi golem. Cosa? E mi sa che è andato qualcosa storto. Oh, no, proprio oggi doveva capitare. Ma porca miseria, vabbè, dobbiamo rinforzarci. Gli hai sbattuto la porta in faccia, vabbè, quello era brutto però, magari lo lasciamo. Vabbè, era più un golem voglio. Che un essere umano pure lui. Ma come facciamo con Marco? Non è che stanno arrivando per lui? Esatto, secondo me vogliono arruolarlo nelle loro fila, farlo combattere il loro esercito per conquistare il mondo. Meglio tenerlo al sicuro, Luca, dobbiamo difendere questa casa. No, non possiamo lasciarglielo. Non voglio che vada in guerra così giovane. Meno male, Espi, che siamo già pronti. Davvero? Da quando ci hanno attaccato gli altre bestiacce, tipo i lupi e quelle cose schifose, là ho preparato un bel po' di roba. Mi piace. Ho preparato. Di qua, Espi, questo sgabuzzino qua. Non ti sei mai chiesto perché è sempre chiuso? In effetti è molto misterioso. Giusto per precauzione ho messo un po' di roba qua. Guarda che roba! Quanta roba! Quanti fucili diversi dall'ultima volta. Aspetta. Se come dici ci servono. Sì, Luca, non so quanto potenti saranno questi golem, quindi meglio rifornirsi. Ma queste sono torrette automatiche? Già. Wow. Le ho comprate, Espi. Stai scherzando? Queste sono ottime, sono potenziate e fanno malissimo. Mi sono piace Migan. Un sacco, sono pronto alla battaglia allora. Prendi le granate anche, non lasciare giù niente. Alla faccia delle granate, Luca, guarda cosa c'è fuori. C'è un gigantesco golem di magma. Oh, hai visto? Cosa facciamo? Andiamo? Mannaggia, andiamo. Cosa ci fa già qua? E non lo so. È di magma oltretutto. Ha preso il taxi, è arrivato prima degli altri. Andiamo, Luca. Corri fuori. Prima che attacchi la casa, dobbiamo prima difenderla la casa, non è possibile. Anche perché è tutta di legno, potrebbe darle fuoco in un attimo. Gliele faremo pagare alla grande a questi golem. Non avranno mai Marco. Stai attento, è grosso. Tranquillo. Non farlo avvicinare la casa, attento. Mi ha colpito lo stesso. Ti ha dato fuoco. Attaccala in un sacco di distanza. Corri, questo è di magma, E me ne sono accorto, mi sta facendo fare il barbecue. Ma porca miseria. Spacca di questo. Oh sì, no, mi ha preso un'altra volta. Ma attacca da troppo distante, è ingiusto. Ce l'hai fatta? Oh mio Dio, non ci credo. Beh, dai, non era così forte dopo tutto. Era abbastanza cattivo, questo era tosto, In difesa non tanto, me ne attacco sì, decisamente. Dobbiamo fortificarci, Luca, non può andare avanti così. Sì, dobbiamo difendere. Facciamo così, dividiamoci i compiti per la difesa. Tu ti occupi delle torrette. Queste sono le munizioni e le torrette. E poi con il tuo, con questo specie di cellulare qua. Ah, ce l'ho anch'io, l'ho preso prima dalle chest. Cos'è che si fa con sta roba? Con queste specie di cellulare qua puoi controllare. Devi dargli le munizioni, non dimenticartelo. Sì, tranquillo, non ti preoccupare. Ed ecco qui la quarta torretta. E ora vado di munizioni un po' a te. Perfetto così. Un po' a te. Un po' a te. E un po' a te. Guarda, queste nostre quattro torrette sono pronte a far fuoco contro l'invasione dei golem. Wow. Non pensavo le avessi comprate così tecnologiche. E l'ingresso è fatto. Perfetto. Guarda che bel cancello rinforzato. Ottimo. Così oltre ad avere la potenza offensiva delle torrette abbiamo anche una buona difesa. Perché non vorrei mai che i golem ci distruggessero casa un momento all'altro. Così giusto perché gli gira a questo punto. Venite golem, venite. A Marco non lo tocca nessuno. Esatto. E no, forse meglio risparmiamo proiettili. Luca, non facciamo queste cose. Tutto bene, Marco? Mi sembri un po' traumatizzato dalla cosa. Espi, vieni fuori. Sono arrivati. Ci sono le torrette che stanno sparando all'impazzata. Vabbè, stavo un attimo qui a consolare Marco. Non sto scherzando, muoviti. Oh no. Ma quelli sono golem di diamante. Ma porca miseria, proprio i minerali e d'oro. I minerali più preziosi ci stanno attaccando. Dai, andate giù. Ma porca miseria, si sono tosti. Espi, sono qua vicini. Stanno distruggendo le torrette. Ma mi stanno già attaccando. Perché attaccano distantissimo. Io mi sto un po' ritirando, Luca.
Uno di diamante è andato. E che ci metto un stacco a ricaricare. Dai, prendetevi. Dobbiamo difendere l'ingresso. Guarda, vanno giù. Ci sto provando, Luca, ci sto provando, ma non è facile. Mamma mia, okay. Sei stra difficile. Ok. Andato. Fai fuori l'ultimo di diamante. L'ultimo rimane soltanto e... è andato giù anche questo. Ci hanno scoppiato tutte le torrette, però. Ma dai, ce la non siamo è possibile. Cavata lo stesso. Ce ne servono di più forti. Hai ragione. Devo andarle a potenziare. D'accordo, io sistemo un po' qui e tu vai a potenziare le torrette. Raccogli i colpi, io vado a prendere quelle più forti. Espi, ho portato quello che mi hai chiesto. Sia cibo. Sono riuscito ad aggiornare le torrette. Davvero? 4 revolver. Queste fanno male. Fanno revolver. Boom. Boom. Ok. E aspetta, adesso vado aspetta, a c'è una novità. Che cosa? Oltre a quelle, guarda cosa sono riuscito a prendere. Gli upgrade per la vita. No, dai, che spettacolo. Devi dare prima quello di livello 1 e poi quello di livello 2 e gli sale la vita. Ok, d'accordo. Non mi dare tutta la tua schifezza. Non è schifezza, sono granate che mi avanzavano. Comunque, io piazzo le torrette. Piazzo l'ultima torretta. Io metto e le potenzio. Un po' di spike. Metti anche le spine per tenere lontani i golem. Mi piace come idea. Solo, si fanno male anche noi, porca miseria. Vabbè, comunque in ogni caso ricordati di metterne anche un po' qui avanti, in modo che possano difendere ancora meglio. Tac. Ma anche gli ultimi upgrade e poi sono a posto. Messo un bel po' di spine. Sai la cosa migliore di queste? È che a noi non fanno male. Ma a me fanno male. Voglio dire, a me non fanno male. A te sì, perché non l'hai piazzato. È come al solito, il mondo è giusto nei miei confronti, a quanto pare. Che succede? Sono le torrette, Espi. Cosa vuoi che siano? Oh, guarda, porca chi c'è. Una nuova invasione. Ossidiana e TNT pure. Questa volta sono fatti di ossidiana. Le torrette fanno un bel lavoro. Attento, attento, TNT. Luca, di TNT ce le tirano pure. Ma dai. Tirano la TNT. Da lontano. Devi colpire da lontano, altrimenti ci fanno secchi. Spara, le torrette e il muro. Oh. Andiamo di spara, cecchino, spara, che spara, è meglio. Spara, spara. Dai, dai, ricarica e boom. Porca miseria, sono tostissimi. Bisogna avvicinarsi un po', altrimenti le non li facciamo fuori. Le torrette sono ottime. Eh sì, le torrette stanno facendo anche il loro sporco lavoro. Esplosa una. Ma per il resto, dobbiamo arrangiarci noi. Dai, che non possono essere così forti. Sono durissimi quelle di ossidiana, ma com'è possibile? E sono di ossidiana, sono Luca. Così resistenti. E dai, però, prendiamo prima quelli di TNT, però. Perché quelle ci sparano, ci fanno tanto male. Io vado anche di granate. Fai fare qualche bel tiro anche a me, va. Boom. Oh, guarda, che bella esplosione. Granate contro TNT, vediamo chi la spunta. Attento. Oh, porca miseria, ti tirano anche loro le granate. Dai, che devo fare i secchi, dai. No, ricarica, ci metto un sacco a ricaricare, Luca. Aiutami anche tu, per fortuna sono lenti. Con tutte queste spinespi non si riescono a muovere facilmente. Ottimo, ora non ci rimane che finirli e sconfiggere anche questa invasione, sperando di farcela, ovviamente. Uno è andato, ma gli altri due sono comunque molto tosti. Dai, dai. Un altro è andato. L'ultimo. Perfetto, ormai è l'ultimo. E ciao, ciao, anche all'ultimo. Andato. Per fortuna, Luca. Torniamo dentro, voglio vedere come sta Marco, ma soprattutto dobbiamo fortificarci ancora. È stata durissima come ondata. Una torretta, metà porta e un po' della facciata della casa anche. Se ne sono andati, che bello. Luca, ma riusciamo a potenziare ancora di più le nostre difese e torrette? Che te ne pare, buona idea? Devo andare a preparare, però credo di riuscire a fare qualcosa con un po' più di materiale e tempo. Ottimo, io ti aspetto qui, nel frattempo sistemo un po' di cose. Ce l'ho fatta, Espi, ce l'ho fatta. Davvero? Nuove mini torrette e sono potentissime, 3 volte più potenti di quelle di prima. Scherzando? Sono minigun, Espi. Minigun! Sono minigun. Oh. E aspetta, e dove vai? E dove vai? Guarda cosa c'è. Ultra vita, ultrissima vita e super munizioni. Ok, mi incuriosisce molto cos'è l'ultrissima vita, ma la voglio assolutamente provare. Quanta roba abbiamo da posizionare questa volta. Lo sai la cosa bella? Abbiamo ancora le vecchie torrette. Alcune sono rimaste in piedi dall'ultimo assalto. Quindi saremo super potenti questa volta. Pronti a qualsiasi tipo di golem. Hai anche gli upgrade, ricorda. Ma certo, ma come faccio a dimenticarmi una cosa così splendida? Upgrade al massimo, così nessuno riuscirà a buttare giù le nostre torrette. Si spera. Senti che casino. Sono arrivati. Esci fuori con le armi. Assolutamente. Esci fuori. Con le armi stanno arrivando e come? Ok, prendiamoli. Luca, dalla distanza. Questa volta abbiamo il vantaggio del terrazzo. Ok, per fortuna abbiamo deciso di metterci sul terrazzo. C'è quello di Bedrock. È vero. Guarda, mamma mia. Mamma mia. Oh, sarà Dio, è lì fermo. Sta aspettando che gli altri vadano avanti. Come facciamo a spaccare quello di Bedrock, Luca? Vabbè, non voglio pensarci. Nel frattempo occupiamoci tutti gli altri. Ci sono anche quelli di oro e quelli di TNT. E guarda le torrette. Guarda come spara alle torrette. Spettacolo. Le mini torrette. TNT. Oh, attento alla TNT. Mi piacciono le TNT. Ma non esplodono. Ma come non esplodono? Ah, sì che esplode invece. Uno ogni tanto esplode. Guarda come spara le torrette. Così TNT. Aspetta che devo ricaricare. E beccatevi questo. Spara, spara. Dai, non posso resistere tanto. Abbiamo le torrette super potenti. Ok, magmandato. Magmandato. Perfetto, hai ragione. Manca soltanto l'ossidiana e la Bedrock. Questa arma è così potente che mi manda indietro. Oh, ed anche quello rimane... di ossidiana. Qualcuno di TNT e quello di Bedrock. Facciamo fuori quelli TNT che stanno devastando il nostro campo.
Dai, Luca, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Devi soltanto schivare le TNT che ti lanciano. Attento! Mi ha preso una TNT. Porca miseria, questi golem TNT sono infami. Ok, c'è quello di Bedrock. Ma come lo affrontiamo quello, Luca? È immortale. Oh, non va giù, è mezz'ora che sto sparando. Avvicina le torrette, avvicina le torrette. Ma non è stupido, continua a colpirmi dalla distanza senza avvicinarsi. Spero che manchi poco, Luca, spero che manchi poco. Oddio, quello è Marco. Marco? Quello è Marco. Marco! Torna dentro, Marco! Perché sei uscito? Marco! Cosa sta facendo? Gli sta parlando? Gli sta parlando? Sembra che stia interagendo con lui. Oh, oddio! Marco! Ha la faccia di interagire, l'ha shottato! Stava tornando dentro e tornato indietro solo per shottarlo. Prima ci parla, poi fa finta di tornare dentro e lo shotta. Non lo so, ma è strana. Era un colpo! Hai visto? Quello di Bedrock. Forse soltanto un golem aveva il potere per sconfiggere un golem di Bedrock. Oppure Marco è un supereroe, non lo so. Ricagliamogli la casa. No, casomai gli diamo la tua di casa. No, adesso è esagerato, scusa, io. Ma cosa? Più che altro troviamogli una bella golemmina. Cos'è una golemmina, Luca? Oh mio Dio, è questa cosa, Luca. Ma è un po' strano vedere un golem Marco, femmina. Marco, ti piace Lisa? Dai, insomma, che ti abbiamo pure trovato la ragazza. Dai, non fare così. Non pensi che sia un po' strano? Lui non è molto a suo agio. Beh, io gli importante che siate felici, ok? Non è un problema, anche se sembra un golem con la parrucca. Non ti preoccupare, Marco. Vabbè, comunque, Luca, non si festeggia così i matrimoni. Festeggiamo. Si deve urlare, viva gli sposi. Se tiro questa? No, non farlo, Luca, non fa. Ecco, ora con tutto quel fumo nemmeno si vedono più e il matrimonio è già finito. Perché devi fare ste cose? E a te questa. Cosa m'è questa? Oh no, una bomba! Quindi, gente, questi erano i golem giganti all'attacco della nostra casa. Non dimenticate di dirci qual è stato il vostro golem preferito. Lasciate tantissimi mi piace e commenti se volete un altro video come questo. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao, ciao!